Il paradiso, reazioni social puntata 14.03, sposala così puoi avere un bimbo. Martedì 14 marzo è andato in onda un nuovo episodio del Paradiso delle Signore. I fan, come d'abitudine, non hanno perso tempo a presentarsi sui social per esprimere le diverse emozioni che hanno provato guardando il 122esimo episodio della soap di successo targata Rai. Le scene che hanno raccolto più reazioni social sono state quelle con la famiglia Colombo-Zanatta e il confronto tra Gemma e Roberto Landi. Il 122esimo episodio del Paradiso delle Signore è stato a dir poco appetitoso. Tutto merito delle scene che hanno visto come protagoniste i personaggi interpretati magistralmente da Gaia Bavaro, Gemma, e Valentina Bartolo, Veronica. Durante la colazione, la giovane Zanatta ha informato la sua famiglia di aver preso la decisione di considerare seriamente la loro proposta e ha chiesto un altro po' di tempo per riordinare le idee. I telespettatori, però, l'hanno trovata strana, come se lei tramasse qualcosa. Guardatela come si finge calmo, ha commentato un utente social, questo è tutto un altro livello di follia. Un'appassionata della soap Il Paradiso delle Signore ha commentato che la signorina Zanatta si è rincoglionita nel giro di una notte. Qualcuno ha voluto far notare che il personaggio interpretato da Gaia Bavaro è bipolare. Qualcun altro invece ha trovato vomitevole il sorriso di Veronica quando sua figlia ha promesso di considerare la sua proposta. Durante la pausa lavoro, Gemma ha confidato a Roberto che una sua amica è disposta a ospitarla a Padova e a offrirle un lavoro in fabbrica. Il giovane pubblicista ha cercato di far ragionare la sua migliore amica, le ha detto che lasciare Milano nella sua condizione non è un'idea brillante, il mondo non è pronto per una scelta come la tua. Gemma, però, non ha voluto dargli ascolto perché è convinta al 100% di voler crescere il bambino da sola. Di essere capace di dargli tanto amore, affetto e attenzione. Roberto, sposala, ha consigliato un utente social, così puoi avere un bimbo. Molti fan, però, hanno trovato strano il piano di Gemma, non ho capito perché Padova sarebbe meglio di Milano. Boh. Ad altri utenti, invece, è piaciuta l'idea della giovane Zanatta che si trasferisce in un'altra città, dove può fingere di essere vedova e crescere il figlio senza subire il giudizio sociale. La puntata del Paradiso delle Signore trasmessa martedì 14 marzo si è conclusa in modo spiazzante. Veronica, molto scossa dopo l'ennesimo litigio con la figlia, ha raccontato tutto a Ezio. Anche del fatto che Gemma vuole trasferirsi a Padova per crescere da sola il figlio. La loro conversazione è stata interrotta dall'intromissione di Gemma, la quale li ha accusati di essere delle persone spregevoli che tramano alle sue spalle. Dal canto suo, il signor Colombo ha cercato per l'ennesima volta di farla ragionare. Le ha chiesto di affidarsi alle sue esperienze di vita. La ragazza, però, lo ha asfaltato dicendo, l'esperienza è molto sopravvalutata. Altrimenti non si spiega come certe persone facciano sempre gli stessi errori. E con questa affermazione, la signorina Zanatta ha raccolto molti apprezzamenti dai social, io tifo te. Senza se e senza ma. Nei loro post di apprezzamenti, un fan ha sottolineato, Gemma poteva contattare anche Stefania a Washington, lì nessuno la conosce. Apostrofo. Pentru el e de bun simț să ridic ștacheta Niric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta S-o admire nave spațiale de pe Andromeda Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta Aia de când mă știu, textul-i plin de dude Tu meretate printre tale aculte Încerc flow-uri sute la show-uri uite Cum rup capete lumea de din capăr rupte Tobele bat cu inima deodată Nu le opresc, că nu s-a atât de nebun Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu Graferul din Toto, toți MC cu care am crescut Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu Trebuie să...